Sindaco, un evento oggi importante, in realtà gli eventi importanti sono due, perché siamo passati dal corridoio della mobilità EUR Laurentina Tolpagnotta a Vigna Clara. Sono 30 anni che questa stazione è stata chiusa, un grande successo. Beh, oggi è una giornata davvero importante per la mobilità a Roma. Prima il corridoio della mobilità a Laurentino, adesso la stazione Vigna Clara, finalmente. Non vedo l'ora di prendere il treno che in solo 9 minuti mi porterà a Valle Aurelia. È importantissimo, un pezzo di anello ferroviario che si chiude. Naturalmente per noi questo è un punto di partenza, bisogna incrementare le corse, le frequenze e chiudere l'anello ferroviario. Però oggi è una giornata bellissima per Roma e per il trasporto pubblico. Un momento importante, assessore, per la capitale, l'inaugurazione di questo corridoio che permetterà anche un cambiamento alla mobilità di Roma. Sì, ritornano i filobus su questa direttrice, su una linea portante dedicata, su sede segregata, uno dei tanti corridoi della mobilità che è stato messo nel piano regolatore e che finalmente torniamo a sfruttare. Il filobus è una di, appunto, di quelle linee portanti, insieme ai tram, insieme alle metropolitane, che disegnano questa rete infrastrutturale su ferro, ma vorrei dire anche elettrica, come il filobus descrive, della città, insomma, alle quali poi le linee che adducono devono portare passeggeri e utenti.